attraverso il mio lavoro cerco di segnare delle situazioni e cerco di mettermi nei panni degli animali, cioè di pensare come loro possono vedere il mondo e possono soprattutto vedere l'uomo e quello che facciamo loro. Che bella! Quando disegno soprattutto gli agnelli, anche qui cerco di mettermi nei loro panni e mi viene assolutamente istintivo rappresentarli come bambini. Il disegno ti facilita perché l'agnello ha anche un'immagine bella, simpatica, molto calda. Naturalmente la cosa diversa, forse, è che io do loro una voce e questa è la cosa importante, cioè cercare di difenderli usando la voce che loro non hanno. Allora, inizialmente quando ho iniziato a pubblicare le mie ricette sui social non avevo pubblico, non sapevo come sarebbe andata. Invece ho notato subito che le persone onnivore che mi hanno seguito fin da subito erano interessate al mio mondo e cercavano di sradicare le loro tradizioni. Perché molte persone pensano che mangiare vegano significhi nutrirsi con verdure cotte al vapore, verdure tristi, insalate, invece non è assolutamente così. La mia sfida è stata proprio proporre piatti felici, vivaci, golosi e colorati per far capire alle persone onnivore che io sono felice e possono esserlo anche loro. Come mai ami gli animali e quando hai incominciato ad amare gli animali? Ma io li ho amati da sempre, cioè come si fa a non amare un animale? Quello che ti danno te lo danno per tutta la vita. Quando si fidano di te, tu in un animale hai un amico per tutta la vita, hai qualcuno che ti vuol solo bene. È vero. Ed è meraviglioso questo. Amore sincero. Sincero. Vabbè, gli animali piccoli, in particolare gli agnelli, sono quelli che più si avvicinano ai bambini. Un animale per me resta sempre un bambino, sempre. Infatti quello che mi lascia scioccato, ma come si fa a mangiare un bambino? Cioè io ho deciso, cioè ho mangiato carne per un certo periodo della mia vita e me ne pento amaramente, ma e mi accorgo di quanto ero stupido, di quanto non riflettevo su quello che facevo. Cioè certe cose si fanno per abitudine. Certo. L'abitudine è la cosa più terribile, come le tradizioni. La tradizione fa delle cose terrificanti. Si faceva così. E vabbè, cosa vuol dire? Il mondo cambia. Ecco, quelli che vedete qua, tutte queste pecore che ormai siamo arrivati a quota, abbiamo superato quota 100, sono gli agnelli cresciuti, perché poi gli agnelli non rimangono così piccolini, ma diventano pecore quando hanno la possibilità di farlo, perché e tutti sono arrivati qua perché non li consideriamo dei prodotti da consumare, li consideriamo degli individui e persone non umane, con una emotività e sentimenti come i nostri, esatto. Quindi apriamo le porte a siete a tutti. Dei santi, posso dirlo. E no, perché ci fossero persone come voi. Ogni anno il numero cresce, perché chiaramente è vero che c'è forse una flessione nel consumo della carne di agnello, però i numeri sono ancora spaventosi. Ma io cerco di rappresentare gli agnelli così come sono, li vedete, sono meravigliosi, piccoli, indifesi, quindi è facile rappresentare un agnello. Credo che sia l'animale che più simbolicamente rappresenta la situazione di tanti animali che non hanno parole, non possono difendersi. Ciao bello. Questa Pasqua consiglio a tutti di lasciare l'agnello al suo posto, al proprio posto nella natura, in braccio, e di provare una ricetta vegetale.
Ogni giorno gli agnelli, così come tutti gli altri animali allevati a scopo alimentare, patiscono inutili e infinite sofferenze, ma un'alternativa è possibile. Questa Pasqua scegli di stare dalla loro parte, scegli di tenere gli animali fuori dal tuo piatto.